Allora, la volta scorsa abbiamo visto il test funzionante, questa volta cerchiamo di portarlo più o meno a un funzionamento che riguarda la parte del server TCP. Quindi JSON RPC è un formato di messaggistica protocollato e standardizzato che va su una. Può essere utilizzato in diversi ambiti. In questo caso noi stiamo creando un server JSON RPC semplicissimo sul socket TCP. Si apre la socket, viene mandato un messaggio, viene gestito e viene chiusa la socket. Tutto questo a conclusione del video precedente è stato scritto sotto forma di test automatico. In questo caso oggi andiamo a vedere come si genera, come si scrive il server TCP e poi lo andremo a stimolare a mano, diciamo così, che è quello che abbiamo visto all'inizio del video precedente. Come detto la volta scorsa, stiamo facendo leva su una libreria open source che trovate su GitHub, che è UVV, che è un wrapper in C++ moderno di libuv, che è una libreria, un main loop a eventi. Quindi includiamo gtest, includiamo uvv.hpp, che di fatto include tutti gli header di UVV, quindi anche quelli che servono a noi in questo momento, e poi andiamo a vedere quali sono. E il test in gtest si scrive così semplicemente: creo un test, lo chiamo JSON RPC. Questo POEM è un acronimo che vuol dire perform action with entity meta. Ok, in questo caso non lo vediamo, entity meta lo vediamo la prossima volta. Oggi ci concentriamo solo su JSON RPC, o meglio sul server TCP. Vediamo come si utilizza. Allora, UVV mette a disposizione il main loop di libuv tramite questa funzione, no? Quindi get default, cosa ritorna? Ritorna un bello shared pointer che punta a un'istanza di tipo loop. La listen, a cui passo questo shared pointer, in questo caso const, tanto non devo andare a modificarlo, ma mi serve per creare delle cose. E poi lancio la run. In questo caso ovviamente se lancio la cosa sarà passato perché di fatto non fa niente, no? Cioè la listen di fatto in questo momento non fa niente. Andiamo a vedere cosa fa. Allora, per avere un server TCP cosa facciamo? Std, in realtà qui possiamo anche fare auto server uguale loop che gli ho appena passato, resource uvv tcp handle. Ok? Quindi così chiediamo al main loop di fatto di darci una risorsa di tipo TCP handle e questo sarà il nostro server. A questo punto, per chi ha fatto un po' di programmazione di rete in C, questi nomi saranno abbastanza conosciuti. Quindi sull'evento uvv
listen. Ok, cosa faccio? Su questo evento devo dargli una callback, quindi quando al mio server, alla mia istanza che si chiama proprio server, arriva un evento di tipo listen, quindi qualcuno, quindi il mio server è pronto per aprire una socket e stare in ascolto. Cosa succede? Gli passo una lambda che dice cosa fare. Quindi auto const, in questo caso l'evento non mi serve, quindi non dico nulla e auto. Vediamo il corpo della lambda, anche in questo caso abbiamo già usato le lambda, potete tornare indietro di qualche video che trovate su YouTube per andare a recuperare le informazioni. Ok, quindi sull'evento listen cosa dobbiamo fare? Dobbiamo recuperare la socket stessa, quindi auto. Chiamiamola proprio socket, tanto handle, in questo caso viene passato per riferimento, quindi handle, punto, ci prendiamo il loop, resource, uvv, tcp, handle, quindi in questo caso il server è stato tirato su. Se mi arriva un evento di tipo listen, di fatto apro la socket. Questo evento, cioè questa tipologia di oggetto, cosa gestisce? Gestisce i seguenti eventi on, uvv, write event. Anche in questo caso avremo la nostra lambda da definire. Ok, poi vediamo come riempirla. Facciamo così che facciamo prima. Abbiamo il nostro altro evento che è di tipo data event. Quindi di fatto quando scrivo cosa succede e quando mi arriva un dato cosa succede. Vediamo se ne abbiamo altri, direi di no. Quello che andiamo a fare successivamente è dire che la handle. Quindi l'handle cos'è? L'handle è un oggetto che punta al chiamante. Ok, questo handle è lo stesso. Okay, punta a questo, quindi server on listen, io mi auto passo un riferimento all'oggetto su cui viene fatto questo, che ha ricevuto questo evento. Quindi handle cosa deve fare dopo aver fatto una listen? Diciamo una set e gli passo la socket. In questo caso la set accetta proprio per riferimento un TCP handle e non per shared pointer, quindi lo devo dereferenziare. Una volta che ho accettato, devo anche andare a leggere qualcosa da questa socket che se si è connessa a me vorrà mandarmi qualcosa. Non è detto, non è sempre detto, ma vorrà mandarmi qualcosa, una richiesta, qualcosa. Ok. Detto questo, poi andiamo a riempire a popolare le funzioni. Su server cosa devo fare? Come detto prima, chi fa programmazione di rete da tempo non avrà grandi scompensi in questo momento. Devo fare il bind del mio server a un indirizzo
internet, in questo caso localhost, o meglio, in molti computer è il loopback su localhost, e la porta 4242, e poi andare a fare la listen. Quindi in questo caso, diciamo, la listen cosa fa? Chiama loop, prende server, lega un evento di tipo listen al server. Dopo averlo legato, fa la bind e fa la listen. In questo caso, se lo andiamo, vediamo come mai si è rotto. Vediamo un po', facciamo un bel check. Allora, diciamo che questi auto non sono il massimo, forse mi sono spinto troppo oltre, diciamo così. Correggiamoli. Mi sono spinto troppo in là con le flag di compilazione che ho, quindi adesso ho messo gli eventi in chiaro, ok? Il bello della diretta. Ok, ho creato il mio bel eseguibile. La differenza tra prima e adesso è semplicemente che ho esplicitato tutti i nomi, ok? Non è una cosa devastante. Poi la prossima volta vediamo il perché auto in questo caso non ha funzionato. Ok, ovviamente se lancio il test in questo caso, quello che succede è che lui rimarrà appeso per sempre, ok? Perché? Perché si aspetta una connessione, qualcuno che si va a connettere e a chiedere delle cose. Quindi in questo caso questo test ancora non fa niente, anche perché non abbiamo riempito i corpi delle lambda. Sul write event cosa si fa? Di fatto in questo caso specifico niente di che, diamo un nome all'handler che lo chiamiamo NHNDL, ok, in questo caso semplicemente lo andiamo a chiudere e chiudiamo anche il server. Cioè di fatto chiudiamo tutto, insomma. Handle in questo caso non ho visibilità, ok? Non fa parte del mio contesto, quindi lo passo. In questo caso, essendo uno shared pointer, non fa molta differenza come lo passo, diciamo che per abitudine lo passo per riferimento. Ok. Non cambia molto da prima, il test continuerà a essere bloccato. Se anche io prendessi questa stringa, ok, e la chiamassi, ok, non succederebbe assolutamente nulla. Perché? Perché sul data event ancora, cioè sull'evento dato in ingresso, ancora non ho assolutamente nulla. E quindi questa stringa cosa fa? Prende questo JSON che abbiamo creato la volta scorsa, lo passa a Netcat e lo manda esattamente a questo indirizzo, a questa porta che è quella su cui noi abbiamo fatto bind. In questo caso non succede nulla. Perché? Perché data event non ha fatto nulla. Ok, data event cosa deve fare? In questo caso, vabbè,
ce la caviamo facilmente, tra virgolette, cominciamo a killare questo, in questo modo. Andiamo a scrivere andiamo a creare una stringa dall'evento, ok, che è di tipo data event. Quindi, come si crea una stringa da un evento di questo tipo? Si prende data, puntatore, e si passa quanti, per quanti numeri, cioè la lunghezza della stringa di fatto. Quindi, in questo caso l'evento è di tipo so già che il mio, forse ho semplicemente sbagliato, mi sono invertito qua, ok. In questo caso so che l'evento è di tipo stringa, perché ho costruito io l'esempio apposta, e quindi posso andare semplicemente senza check, senza niente, a prenderlo. Ovviamente in un codice di produzione ci comporteremo in modo diverso. Auto response o result uguale, in questo caso cosa andiamo a fare? Andiamo a scrivere un risultato che, come abbiamo detto l'altra volta, per essere in linea con JSON RPC deve esserci ID. Deve esserci JSON RPC deve esserci, in questo caso non stiamo facendo nulla, per cui deve esserci, diciamo, un codice d'errore. Deve esserci un codice di errore e deve esserci in realtà questo è opzionale. O meglio, è chiaro che è sempre meglio mettere un codice d'errore che abbia un significato a livello applicativo, altrimenti poi ci si perde un po'. Diciamo che in questo caso, vabbè, semplicemente è un server che non ha una grande finalità se non quella di dire: guarda che c'è stato un errore nel server. Se la socket è scrivibile, ok, socket non esiste perché abbiamo detto non gli abbiamo dato un nome, ok. In realtà qui socket così è proprio brutto. Facciamo socket HNDL, ok. Quindi l'handler alla socket. E quindi qui cosa facciamo? Facciamo HNDL, quindi è scrivibile, sì, ok, allora scriviamogli qualcosa dentro. Cosa gli scriviamo? Gli scriviamo result. E scriviamo strlen di risultato. Ok, Bright me lo segnala già in rosso, perché vediamo che non c'è il consiglio è che non c'è nessuna istanza di funzioni possibili che matchano la lista degli argomenti. Perché? Perché in questo caso abbiamo un problema che const char star non c'è, mentre questo auto result è un const char. Quindi questo o lo definiamo automaticamente char pointer e lo facciamo sparire, oppure avremmo dovuto, vediamo se funziona così, oppure avremmo dovuto scrivere un const cast di char pointer qui specifico, ok? Fare un const cast si fa, ma diciamo che potrebbe non essere bellissimo. Qui si arrabbia,
Ok? In questi casi in cui c'è un'arrabbiatura abbastanza prepotente di questa cosa, io preferisco allora usarlo. In questo caso write esiste solo per i casi non const. E c'è uno specifico motivo per cui esiste solo per casi non const, quindi questo codice, anche questo codice, va bene per l'esempietto che abbiamo costruito, non è il 100% della purezza, ok? Poi magari la prossima volta spieghiamo anche perché. Ok, quindi se la socket è scrivibile, non è il 100% non della purezza, ma magari della correttezza. Comunque, se la socket è scrivibile, ok, allora scrivici questo messaggio che è stato salvato come literal da qualche parte nello spazio di memoria dedicato all'applicazione. Vediamo. Soprattutto se sono spariti i 250 warning, perfetto, e se il nostro software continua ad andare. Il nostro software continua ad andare e nel caso ci aspettiamo anche che ci risponda. Da questa parte torniamo, lo dà passato, ok? Perché? Lo dà passato perché di fatto abbiamo creato un loop e ci siamo messi in listen e abbiamo runnato l'event loop. L'event loop di fatto cosa ha fatto? Quando noi abbiamo chiamato la listen abbiamo creato un server e abbiamo creato una callback sull'evento di listen. Dopo aver creato questo evento sulla socket o sul server TCP, abbiamo fatto il bind del server alla localhost sulla porta 4242 e l'abbiamo messo in listen. Quindi in questo caso, di fatto, quello che succede è che l'event loop continua ad andare fin tanto che non arriva un evento di tipo listen. Quando arriva un evento di tipo listen viene chiamata questa callback. Cosa fa questa callback? Questa callback, fin tanto che non arriva listen, l'evento di listen infatti arriva. L'evento di listen cosa fa? Crea la socket, crea delle callback sulla write in questo caso che viene generata da questa, ok? Dalla mia risposta, cioè la mia risposta genera un evento di tipo write e quindi in questo caso specifico quello che vado semplicemente a fare è solo chiudere, ok? Chiudere tutte le varie socket e tutti il server TCP che ho. E la data event invece sono i dati d'ingresso. Questi dati d'ingresso arrivano da, appunto, in questo caso specifico, dal mio netcat, ok? Ed è questo JSON, in questo caso nel mio test. Quindi di fatto data event cosa fa? Cambia la request, in questo caso non viene utilizzata assolutamente, questo è solo per fare un esempio di chiamata a questo specifico costruttore di strt di string che accetta puntatore e lunghezza. Ovviamente sul lungo periodo questa request sarà gestita in qualche modo, verrà preso method, verrà capito se method è uno dei metodi gestiti e cose del genere. E questo è quello che faremo in uno dei prossimi video. In questo caso invece l'unica cosa che sa fare il nostro piccolo server JSON RPC è semplicemente rispondere guarda che c'è stato un server error. Se la socket è scrivibile, come ci aspettiamo sia, visto che nel nostro caso abbiamo aperto una socket e gli abbiamo mandato un messaggio, netcat è pronto dopo aver mandato un messaggio a fare il dump della risposta sul terminale, in questo caso server error 32.000. E abbiamo mandato con data ricevuto, con data event, mandato con questa write e la write ha scatenato un evento di tipo write che ha chiuso il server. Ovviamente in produzione non è che ogni messaggio io chiudo il server, ok? Su un codice vero questa cosa non farà delle close così. Questo codice serve esclusivamente a far sì che un test automatico parta, possa mandare
messaggi, fare cose e chiudersi senza l'intervento dell'uomo per poter testare un codice di questo tipo, che è di fatto quello che abbiamo visto negli ultimissimi minuti della volta scorsa. Ok, direi che ci siamo, abbiamo il nostro server, lo rivediamo all'azione. Nel frattempo, se avete domande, scrivete senza problemi. Come detto, oggi saremmo andati veloci e avremmo finito abbastanza in tempo. In effetti, comunque una bella mezz'ora è andata lo stesso. Ok, torniamo di qui e vediamo il nostro bel test passato. Ok, questo non è un test automatico, ovviamente c'è ancora l'interazione dell'uomo, come abbiamo visto la volta scorsa, in modo un po' automatico. Si può fare in modo super semplice, facendo delle chiamate che non sono cross platform, ma ai fini del nostro caso, diciamo, è la cosa più semplice da fare. Quindi cosa abbiamo visto? L'abbiamo appena ripetuto. Cosa andiamo a vedere la prossima volta? Andiamo a vedere in modo specifico questo perform action with entity meta, che di fatto sfrutta la capacità di salvare tipi, di avere un registro di istanze di tipi, anzi di tipi e basta, di tipi di classe, tipi di oggetti, e nel caso istanziarli al volo quando serve una specifica funzionalità, tutto dipendente dal method che abbiamo in ingresso.